Benvenuti amici di Toms, siamo qui con StoneX One, di cui ricordo velocemente le specifiche tecniche. Parliamo quindi di uno smartphone con schermo da 5,5 pollici, risoluzione QHD, una piattaforma MediaTek 8 core sotto la scocca, 3 GB di memoria, spazio di archiviazione 32 GB che può essere espanso tramite microSD. Un terminale aggiornato per quanto riguarda connettività, parliamo quindi di LTE, c'è Wi-Fi nell'ultimo standard, GPS, anche NFC. Scocca in metallo per quanto riguarda il frame, dietro un materiale che è, diciamo, piacevole al tocco, ovviamente il colore classico di StoneX di cui abbiamo parlato in tutti questi mesi. Sono qua nella parte dietro, quindi mi ricordo di dirvi il sensore della fotocamera 21 megapixel, si tratta di un sensore Sony. Vediamo con Vanni le principali modifiche che sono state effettuate al sistema. Allora, vi voglio parlare delle principali modifiche che abbiamo fatto al sistema Android, all'Android Stock, per, diciamo, dare il via a quello che sarà il nostro sistema ciaOS. In questo momento sono state inseriti nei settings due voci, impostazioni LED che mi permettono di avere il controllo completo delle notifiche attraverso il LED, quindi la possibilità di scegliere il colore di notifica. In futuro qui ci sarà la possibilità di scegliere quali applicazioni potranno avere il colore del LED di notifica e quale colore avere. Un'altra settings molto importante per noi sono le gesture. In questo momento ne trovate solo due, il double tap to wake e la possibilità di far partire la camera a schermo spento disegnando una C sullo schermo. In futuro, già nella build che avrete nel telefono all'uscita il 20 agosto, troverete il double tap to sleep per spegnere il telefono tacciando due volte sulla phone status bar view. Altre modifiche sono state apportate al sistema: un icon pack originale, ok, disegnato a matita, che può essere abilitato e disabilitato attraverso un'opzione sotto display. C'è la possibilità di visualizzare o meno le icone StoneX, le icone di ciaOS, e riportare il telefono a una visualizzazione ad icona stock. La possibilità di mostrare o meno la navigation bar, quindi i tasti a display. In futuro questa opzione verrà estesa per permettere all'utente di aggiungere nuovi pulsanti all'interno della navigation bar stile LG. Altra modifica fatta al sistema è tutto l'apparato audio, che è stato curato particolarmente da Francesco Facchinetti, e attraverso l'inserimento di suonerie originali. Come potete vedere, abbiamo una serie di suonerie che personalizzano il sistema, e una serie di notifiche che personalizzano il sistema, quindi un comparto audio particolarmente curato. Altre modifiche in questo momento non sono state approntate, ma verranno poi fatti due StoneX Days al mese che permetteranno continue aggiornamenti al sistema. Aggiornamenti Android, in quanto tempo pensate di avere necessità per mettere a disposizione la ROM, vostra ROM, basata su una nuova versione di Android? Ok, viste le modifiche che abbiamo approntato al sistema operativo e visto anche la ROM come è stata strutturata, in questo momento il passaggio ad Android M, nel momento in cui il codice verrà rilasciato sulla OSP, richiederà veramente pochissimo tempo. Io penso che se Google rilascerà sulla OSP i primi di ottobre il codice sorgente, in un paio di mesi, tre mesi, con l'inizio dell'anno, noi saremo già pronti a rilasciare in nota il nuovo sistema operativo adattato, portato su Android M. Vediamo cosa c'è anche all'interno della confezione. Questa è la confezione di StoneX One Galileo, si apre in questa maniera a libretto. Troviamo ovviamente il telefono, dopodiché abbiamo la batteria, il cavetto USB micro USB sempre nel colore tutto in tinta, ovviamente tipo piatto. Qui abbiamo l'auricolare di tipo in-ear, sempre con cavo piatto che si annoda di meno, e infine il caricabatteria, indovinate un po', anche questo di colore blu.
Francesco, preordini aperti, preordini chiusi, varie difficoltà, server mica serve. Io lascerei alle spalle tutte queste cose e ti dammi qualche numero ora che StoneX One è proprio è realtà. Allora, l'abbiamo detto prima nel nostro meeting, diciamo i numeri che abbiamo palesato fino adesso sono gli unici numeri che possiamo dire, perché ho l'avvocato dell'azienda, della mia azienda, che ha il suo fucile puntato verso di me, ha detto basta, non dire più niente perché poi dopo lo usano contro di te. Allora, di fatto noi abbiamo detto che abbiamo venduto 2000 device nei primi 10 minuti quando abbiamo aperto mercoledì scorso, esattamente quello che è successo, per cui veramente tanti telefoni. Abbiamo vaso in 8 ore 1 milione di merce come ordini, per cui siamo veramente al di là di ogni rosea aspettativa, anche al di là di numeri che fanno i più grossi e-commerce italiani in maniera quotidiana. Poi è logico che tutti i giorni non stiamo facendo quel numero. Te l'ho detto prima, questa mattina dalle 5 alle 6 di mattina abbiamo fatto 200 device. La domanda è: chi ha comprato il telefono alle 5:30 di mattina? Chi l'ha preso? Cioè, fatemi sapere chi l'ha preso alle 5:20 di mattina, che ho solo un matto. Quindi sta andando veramente bene. Il nostro obiettivo, un obiettivo che si può raggiungere, sono 300 device al giorno, adesso siamo abbondantemente al di sopra, vuol dire venderne circa 10.000 al mese. Con 10.000 device al mese, 120.000 device in un anno, possiamo permetterci di fare tutto quello che abbiamo promesso, pur avendo un margine così basso che è 24 euro. Quindi, per tutte le varie domande che mi fanno, ma come fate a investire di qua, come fate a investire di là se guadagnate così poco, lo possiamo fare se riusciamo a vendere 10.000 device al mese. Bene, quindi StoneX One adesso si può tranquillamente acquistare. Ricordiamo dove, il prezzo 299, lo dico io. Allora, 299 si può acquistare esclusivamente quando ci sono i StoneX Day, nel momento specifico in cui stiamo facendo questo video è appena chiuso, però non sappiamo quando loro lo stanno guardando, per cui fate una cosa, andate sul sito www.stonexone.com e lì vedete se è esattamente stato aperto l'ordine o meno. Per poter fare tutta la pratica, per poter ordinare, è molto semplice, c'è un tutorial che fa molto ridere, l'ho fatto io. Spero che possa essere abbastanza esplicativo di come fare appunto l'ordine, ma è una cosa che ci impiegate veramente 2-3 minuti. Se non riuscite, noi abbiamo messo a disposizione il nostro numero aziendale, dove c'è il nostro call center, o se avete voglia provate anche il 328-6672-768, che è il telefono dove ogni tanto, spesso rispondo io, Davide un po' meno perché io l'ho messo dentro in questa cosa, lui incazzato nero, ovviamente, però ogni tanto rispondo io e c'è mia mamma che mi fa: ma che è che stai rispondendo? Cosa stai facendo? Cosa lavori al call center? No mamma, sto spiegando come poter acquistare. Sì, nel 2015 bisogna fare anche questo come servizio in più a chi ha voglia di acquistare. Poi ti dico una cosa che non ho ancora detto, un'anteprima assoluta: ogni lotto venduto, 10 pezzi li andrò a consegnare a mano io. Per cui dirò: allora, domani sarò a casa di Francesco Facchinetti, che abita a Mariano Comense in zona centrale, saremo lì a mezzogiorno per consegnare StoneX One, chi vuole venire sono lì, e così faremo un po' in tutta Italia. Quindi consegneremo da Courmayeur a Gela, quindi da una parte all'altra, 10 device ogni lotto, quindi 10 device ogni mese, ogni 2 mesi, alle persone appunto estratte a caso tra le persone che hanno ordinato StoneX One. Bene, perfetto, poi rimettiamo anche qua sotto in descrizione del video le varie indicazioni che Francesco ci ha dato. Grazie mille Francesco. Grazie mille a voi e alla prossima, siete stati gentilissimi. Ciao.